Ciao a tutti, noi siamo quelli di Storie di Manu, i surfisti viaggiatori sognatori full timers fino alla punta dei capelli. Viviamo in camper dal 2016 con Ondina, la nostra mitica cagnolina. L'anno scorso abbiamo deciso di comprare Manu e partire per chissà dove. Ora siamo alla scoperta della Turchia. Iscriviti al canale per seguirci in questa avventura. Ieri abbiamo lasciato la nostra famiglia on the road, ci siamo salutati e non è un addio ma è un arrivederci. Infatti la coppia dei nostri amici francesi dopo la Turchia andranno in Francia e il loro progetto sarà quello di andare a fare tutti gli Stati Uniti e per poi scendere in Sud America. E sarebbe bello potersi rincontrare lì, perché con Sebastiano stiamo pensando seriamente di lavorare, mettere da parte un po' di soldini per poi magari sarebbe bello proseguire anche noi verso il Canada e poi Stati Uniti d'America e poi chi lo sa. Noi incentiviamo sempre il nostro destino a portarci quello che in fondo desideriamo. E siamo arrivati qui ieri sera in questo parcheggio fronte al mare, che è davvero bellissimo, un po' sporco, c'è un po' di plastica, però diciamo che è un po' la costante ovunque. Anzi, la Turchia rispetto a molti altri paesi che abbiamo visitato è abbastanza pulita. Dopo aver dormito nella località di Boğazkent, il nostro viaggio verso est prosegue in direzione di Kızılagak. Non troppi chilometri ci dividono dalla spiaggia che abbiamo scelto per la notte. È andata così. Al semaforo questo signore tira giù il finestrino, ci guarda e ci chiede "Where are you from?". Noi gli rispondiamo "Italia". E il signore ci dice subito "Celentano, Celentano, Italia". Celentano. Thank you. Let's we go. Thank you very much. Quel signore lì ci ha appena invitato a bere qualcosa con lui, ma siamo in viaggio. Non puoi rifiutare l'invito. Il signore a tutti i costi ci deve invitare qualcosa da bere, ci sta facendo il segno di seguirlo. Dopodiché ci dice "Venite a bere, vi invito un tè, vi invito qualcosa". Che fin lì tu dici "Vabbè, normale, nella norma". Siamo in Turchia, siamo abituati ormai, ti invitano tutti molto spesso, quindi va bene. Però gli diciamo "No, noi continuiamo". No, lui insiste, ci sorpassa e ci faceva segno di seguirlo. E alla fine ha detto "Vabbè, andiamo, ci fermiamo, lo seguiamo". L'abbiamo seguito e ci porta a parcheggiare davanti a casa sua. La sua idea era quello che ci ha detto a noi, era di invitarci qualcosa da bere, un tè, qualcosa. Però ci siamo ritrovati di fronte a questa scuola privata, vicino a casa sua, e pensavamo che stesse aspettando il figlio che uscisse dalla scuola. Perché continuava a dirci "My son, my son". I have been German teacher, okay, but I didn't make it. I have a greenhouse, banana greenhouse. Ah, yes. Okay. Ah, Celentano. Ah, you want learn the piano? I can play it. Okay. But I live sing. Okay. I want to sing. Come. Remember you my your name? Metin. Metin. Cosa? Hai capito che cosa? No. Cioè, ci ha invitato a bere qualcosa? Ci ha invitato a bere qualcosa, questa è una scuola privata, ma non so se nella scuola privata o di là. So your son is here? At the moment, yes. Ah, ok. Maybe I'm 10 minutes finished from my school children. Non abbiamo capito, siamo di fronte alla scuola, a quanto pare ci deve essere il figlio. Adesso dovremmo andare a prendere il figlio a scuola e poi a bere qualcosa assieme. Hai visto? Sì.
Siamo finiti alla scuola media ginnasio qui vicino a Lania. Antella College 50 years old, okay? But the center of Antalya College was in Antalya, okay? Siamo qua fuori dalla scuola del figlio di questo signore che ci ha abbordato al semaforo. No, ci ha detto assolutamente seguiteci, seguitemi, noi l'abbiamo seguito, ci vuole offrire qualcosa da bere, però siamo fuori dalla scuola. Ok, da qui in poi non siamo riusciti a capire bene quali fossero le intenzioni di Metin, perché fino a qualche minuto prima eravamo convinti che stessimo aspettando il figlio, invece così non è stato, e non potete immaginare cosa sia successo più tardi. Le scuole in Turchia. Merhaba. Che parlava il signore, ci ha detto poi successivamente che ha anche la cittadinanza tedesca, quindi è sia tedesco che turco, parla un po' di inglese, non bene, quindi non era molto semplice farsi capire in quella situazione, però abbiamo dedotto che stavamo aspettando il figlio insieme a lui, perché eravamo 5-10 minuti davanti alla scuola. Era una scuola molto moderna. Una scuola privata, mm-hmm. Che sicuramente c'è, cioè, anche abbastanza cara da quello che abbiamo capito per gli standard, sì, turchi. E comunque non era così, cioè non stavamo aspettando il figlio davanti alla scuola, ma voleva farci prendere la scuola di suo figlio praticamente. Sebastiano, Elisabetta. Sebastiano. Elisabetta. Surreale. Surreale, no? Wow. It's very modern your school. Thank you very much. Yeah, wow. Ya işte orada kimse yoktu. Oradaki personel çocuğunu şeye götürdü. Bekleyin ben falan dediler. Ben aslında iki defa dedim. Hocam İngilizce öğretmeni. Yok, işletme müdürümüz. Ha, güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Sorry about for serving because pandemic. I know it's part. Don't worry. Teşekkürler. It's incredible your veramente humanity. Yes, you have humanity, a big humanity. Also hospitality. Yeah, hospitality. Hospitality very high. Yeah, it's incredible. We passed the Croatia, Montenegro, Albania. It's incredible. The Turkish people everywhere is incredible. Yes. You are incredible. Thank you very much. Yeah. All the time Turkish people very hospitable. Yeah. Welcoming to the other country people. Yeah. No country. If you enjoy. Cioè, voleva farci visitare la scuola di suo figlio, ma non solo voleva farci visitare la scuola di suo figlio, voleva presentarci il direttore della scuola con tutte le persone annesse, cioè il manager della scuola. C'era il manager, c'era il manager e quel ragazzo che ci ha fatto visitare tutta la scuola, e noi ci siamo ritrovati seduti quando siamo entrati. Poi io avevo appena finito di fare dei lavori. Tutte le mani sporche. Ero con le mani piene di... Ci sono ancora con le mani piene di silicone. Tutto scrivono. Come mi vedete, ero a pantaloncini, proprio una magliettina stropicciata, perché stavamo lasciando la spiaggia per andare in un'altra spiaggia, praticamente. Non avevamo programmato niente e ci siamo ritrovati nell'ufficio del direttore con tutti i quadri di Ataturk. Col manager. Tutti vestiti in giacca e cravatta. E facciamo noi, zingari. E nella situazione ci stavamo chiedendo, ma perché siamo... Perché cosa succede? Dopo essere stati accolti nell'ufficio del direttore per cause a noi sconosciute, il manager, che si chiama Mustafa, super gentile, ci ha fatto fare una visita per tutto l'istituto di lusso privato. Queste sono le superiori. Ok, classmate. This area is for the child or for my... Of course, or child, other building. Okay. I have reach. Okay. You can cross the other... La visita è proseguita per una mezz'ora buona, mostrandoci tutti i servizi offerti dalla scuola,
come la piscina. E questa è la piscina a disposizione degli alunni. La mensa. Ah, questa è la mensa. È molto simpatica sull'americana. Are you on the other side? Other side, middle. Are you at the bus? Before the pandemic, they are using the face, also finger. Yeah. Now because of pandemic we changed it to card. Ok. Il bar. Sì. La sala computer. Ok. E questa è la sala conferenze. Ok. Have all the staff for this. L'area giochi, il campetto da basket, insomma, mi stava tornando la voglia di tornare a scuola. Vorremmo ringraziare Mustafa per la sua disponibilità e all'istituto che ci ha dato la possibilità di abbattere molti pregiudizi che avevamo su questo paese. E dopo aver visitato la scuola siamo nuovamente ritornati da Mettino per proseguire la serata insieme. È stato un pomeriggio surreale. Surreale. E poi ci ha portato dal Carrefour. Dopo la visita alla scuola ci ha detto: venite che vi presento una persona che parla italiano. Ho detto vabbè, andiamo a vedere. È il proprietario del Carrefour, perché qua c'è la catena Carrefour, che comunque ci trovi ogni tanto qualche negozio della catena Carrefour. Ci ha portato al Carrefour e dopo 10 minuti di nuovo di attesa davanti al Carrefour, che ci stavamo chiedendo cosa ci facciamo qua davanti al Carrefour ad aspettare, è uscito questo ragazzo, è arrivato questo ragazzo gentilissimo, Yusuf. Che parla l'italiano con l'accento toscano, ma proprio benissimo. Non l'abbiamo ripreso poco a Yusuf. Alla fine siamo finiti a chiacchierare e a berci un chai con il vicino del E anche Mustafa. Che abbiamo conosciuto. Una situazione incredibile, ci ha portato adesso dall'amico che parla italiano, che è proprietario del Carrefour di questo paese, il negozio Carrefour, e adesso ci ha detto di aspettare qua fuori, che andava a chiamarlo sicuramente. Cioè, noi stavamo guidando, andando in spiaggia, tranquilli, e una situazione surreale proprio. Poi abbiamo cercato di capire cosa facesse questo signore e ci ha spiegato appunto che ora ha una piantagione di banane qua vicino, che ci ha detto che è disposto a farci visitare domani, quindi incredibile. Ma lì c'è lo spettacolo ogni... Cioè, fanno... Non lo so, non perché sai. Quando ci sono stato io non c'erano gli spettacoli. Okay. Sì, turco di Rize. Io ricordo fumare come un turco. Siamo risaliti verso Pamukkale. Stiamo ripensando a quello che abbiamo appena vissuto e ci sembra una situazione surreale. Cioè, è una situazione surreale. Cioè, da un finestrino tirato giù al semaforo, siamo finiti nell'ufficio del direttore di una scuola privata che costa 1400 euro all'anno. Che per loro è tantissimo. È tantissimo, con la piscina annessa dentro, c'è proprio una cosa. Scuola di lusso. Ma ce l'ha detto il ragazzo, che era per gente ricca. Ricca. Da lì siamo finiti a un Carrefour a parlare con un turco che parla con l'accento toscano, l'italiano, e a parlare con Mustafa, che è un ragazzo che lavora in un bar a fianco al Carrefour, che ci ha invitato un chai quando ci ha sentito parlare italiano, perché lui ha la moglie napoletana e ha un figlio di 5 anni che vive a Napoli. Cioè, una situazione che incredibile. Ripensandoci adesso, cioè, e ora siamo nel parcheggio davanti al residence di Metin,
che è questo signore che ci ha fermato. Mettino, che si vuol far chiamare Mettino all'italiana, davanti al residence di Mettino, che dopo averci fatto visitare la sua piscina del residence e tutto il suo giardino, ci ha detto che potevamo dormire qua davanti tranquillamente senza nessun problema, che è super sorvegliato, eccetera, eccetera. E domani ci farà visitare la sua piantagione di banane, che ha a 10 km da qua. Piantagione, stiamo parlando di 5.000 piante di banane, cioè non è una piantagione di due serre.